2 novembre. Tutto ciò che il Padre mi dà. Nulla è di Gesù Signore, tutto è del Padre. Anche Cristo Gesù è del Padre. Questa verità così ci viene insegnata dall'Apostolo Paolo. Tutti siamo di Cristo che è di Dio. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini. Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia, e ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Prima lettera ai Corinzi 3:1-23. Tutto Cristo è del Padre e dal Padre. Anche i suoi discepoli sono del Padre. Erano suoi e il Padre li ha dati a lui perché li formasse e glieli restituisse pieni di vita eterna. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo.
per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Giovanni 17:9-19. E la missione di Cristo Signore, trasformare noi che siamo terra, materia, peccato, stoltezza, insipienza, morte, in materia celeste, spirito, verità, vita eterna, divina carità. Il Padre ci dona a Cristo da esseri animali, naturali. Cristo deve ridarci al Padre trasformati in esseri spirituali, ricolmati di vita eterna, risuscitati nell'ultimo giorno. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6:37-40. Se non ci lasciamo donare dal Padre, Gesù nulla può fare e noi rimaniamo nella morte. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, dateci sempre a Cristo Gesù.